registrando un nuovo video. Oggi siamo a Pisa per il Damnation Fest, un torneo organizzato da Bose. E un torneo su due giorni, su tantissime robe. Sabato c'è Main Event Modern, che sto giocando, con Scam. E domenica facciamo un PNQ Sealed, ma c'è anche il Main Event Legacy, 1600 Event, c'è il Centurion, c'è un sacco di eventi comunque. Insomma. Al Modern siamo in 217, quindi buono. La colazione dei campioni. Sto giocando Scam, e questo è l'ultimo evento prima dell'Europeo, quindi l'ultimo evento grande prima dell'Europeo, così facciamo un po' di volume. Sto giocando Scam perché secondo me è chiaramente uno dei top 4 mazzi del formato, solo che Amuleto e Yagmoth non li so giocare. Quindi o Scam o Rino, e quindi queste sono le mie due scelte. Secondo me è un'ottima scelta, anche perché è uno di quei mazzi che in realtà non ha mai un matchup negativo. Fury sì, Fury no, però è il mazzo è forte, è quello. Adesso vi faccio vedere come aprono le goleador pro player. Fate così. Bene, è passato un giorno in realtà. E ieri abbiamo fatto schifo. Cioè, schifo. 6-2, onesto. Però neanche la top 16 ho fatto. E succede, sono andato 21esimo. E purtroppo quelli a 16 eravamo dall'undicesimo. Quelli a quel punteggio lì erano dall'undicesimo al 30esimo, quindi vabbè. Però oggi si gioca Sealed al VPNQ, perché a quello di Napoli non sono qualificato, ma mi ha detto è Damnation. E la lista è una figa, secondo me è stato comunque un ottimo testing, in quanto il mazzo, io giocando Scam ho scamato due volte su 8 turni di Svizzera, quindi buono, vuol dire che il mazzo è forte anche senza scammare. E ho beccato un sacco di UR, l'ho spaccato tutti, l'unico con cui ho perso è stato io, ho sbagliato a giocare io. E oggi si fa il main event Legacy, come sentite adesso dietro, io farò VPNQ Sealed, ma in contemporanea ci saranno altri eventi, Pauper grosso, Italian Pauper Tour e altre cose. Però buono. Oggi a Legacy sono in 1000, in 100 scusate, non in 1000. La cosa carina di questo torneo qua è l'identità artistica molto forte che ha. Infatti hanno tutti i gadget a tema, le magliette, i token a tema, quindi figo. Adesso provo anche per il Sealed a filmare il pool che apro, come divido le cose, eccetera, magari in un timelapse, cose così. Questo è l'unico torneo con i food truck fuori, quindi panino col peposo e birra. 4-1 sto. No. Abbiamo fatto top 8 e dopo un VPNQ Sealed la top 8 si fa un draft. Quindi adesso si rifà il draft, si rifà tutto e si gioca. Dai. Questo set l'ho draftato tanto, quindi buono. Fai un bel salto della vittoria. Poi avevo il terzo occhio. Ma delle sedie non dici niente? Ah sì, ho spaccato due sedie oggi. Molto semplice, basta che seguite quello che vi dirò io. Quando vi dico draft, quello che farete è semplicemente passare le carte alla vostra destra e alla vostra sinistra a seconda di quello che stiamo facendo. Ricordo è prima destra, poi sinistra, poi destra. Quindi sinistra e sinistra. Tre comandi principali. Draft, dove passate, prendete le carte così che le guardate, vi do il tempo di manette per il pick. Quando vi dirò prendete una carta è perché è finito il tempo per il pick. Perfetto? Una volta che avete preso la carta, vi metterete la carta davanti, tutte le carte di manetti davanti a voi coperte e passerete la pila coperta. Piccole raccomandazioni, quando aprite il pack va tolto solo il token, la landa va tenuta. Le carte bifronte vanno fatte vedere, quindi se c'è una carta bifronte la fate vedere a tutti e continuate a draftare. Ok?
Ed eccoci qua, tornati a casa. Mi spiace che non riesco a vloggare bene come voglio, perché, vabbè, in realtà è perché o gioco o faccio contenuti. E tenermi focus su una scaletta barra canovaccio che posso avere durante un evento e giocare bene, concentrato, senza sbagliare, eccetera, faccio fatica. Sono sincero, faccio fatica, e però cerco comunque di portarvi qualcosa. E poi comunque, secondo me, la versione short che ho messo sugli altri social, secondo me ne vale la pena e valgono la pena, quindi guardateli. Mi ringrazio ancora Bose e comunque tutti i ragazzi del Dungeon Street, tutti quanti i suoi collaboratori, per averci invitato a me e Sofia come ospiti speciali. Ci hanno trattato talmente bene che quasi mi sentivo in difetto. Però comunque, anzi, mi sentivo in difetto. Però comunque è stato veramente un bel evento, perché come potrete aver visto dalle varie immagini, di cui ringrazio ancora Bose e tutti quanti per avermi fatto usare la loro intro, perché fare un'intro così bella non è che non sono capace, ma probabilmente ci metterei 3 mesi. E la location è molto proprio bella, perché è proprio luminosa e grande. E non è scontato, soprattutto illuminata così tanto da luce naturale, quindi una stazione Leopolda, quindi a Pisa, una ex stazione penso dei treni o di qualcos'altro, che è stata riutilizzata come luogo dove fanno convention, fiere e altre cose, quindi ottimo. Stessa location, per chi se lo chiedeva, del Pauper Geddon Pisa, il Pauper Geddon più grande del mondo. L'anno scorso hanno fatto 600 giocatori, quindi mica male. E niente, io ho voluto portare Scammino, Rakdos, perché come vi ho detto nel video, questo sarebbe stato l'ultimo evento grande modern per fare un po' di volume pre-europeo di Ghent, che alla fine vi lascio un to be continued nella continuità dei miei contenuti, e seguitemi comunque sui vari social per tenervi aggiornati passo per passo tra le storie della mia avventura lì. Siamo qualificati tramite Lille l'europeo scorso e speriamo di far bene, e speriamo di loccare Pro Tour dopo, in quello di Seattle con la porta chiusa. Però non è che mi fa schifo, anzi. Però sì, secondo me è il mazzo, uno dei 4 mazzi migliori del Modern attualmente, e questi 4 tier 1 un po' si mangiano a vicenda. Forse ce n'è uno dei 4 che più o meno sta 50-50 da tutti gli altri 3, forse anche un po' un matchup positivo su altri 2, che è Rino. Però comunque sia, Scam mi piace perché volevo portare Amuleto a tutti i costi, ho rotto le scatole tantissimo agli esperti, gli amuletisti esperti d'Italia, tra cui uno che è sempre un po' misterioso, ma sapete benissimo chi è del settore, di chi sto parlando. Ma ho give upato, perché a volte bisogna essere umili, secondo me. E mazzi così complessi, secondo me, non avrei fatto in tempo a impararlo alla perfezione per portarlo a un evento così. Anche perché Ghent è open decklist, quindi anche questo fatto qua di sapere le liste degli altri e gli altri sanno le tue è un fattore importante, cambia tanto. Sapere anche bene tutte le interazioni, comunque un mazzo combo, di sapere anche come girare attorno agli altri che ti odiano, e secondo me non era il mio. L'altro mazzo che volevo portare assolutamente era Yawgmoth, ma anche lì è un mazzo veramente complesso, con delle carte dal power level altissimo e delle carte col power level bassissimo, però anche lì dovevo cominciare a vedere le linee del futuro, perché tendenzialmente quel mazzo lì non chiude di combo, ma chiude tendenzialmente di midrange, piano midrange, però comunque sì, buono. E quindi le mie scelte erano su Rino o Scam. Rino secondo me sarà il mazzo più giocato dell'evento, e quindi saranno tutti molto arrabbiati con Rinoceronti, e secondo me Rakdos Evoke, quando ho cominciato a prenderlo in mano,
seriamente non era ancora così popolare. Io ho cominciato a crederci dal GP Barcellona e secondo me era proprio un mazzo forte, è rimasto un mazzo fortissimo, perché il suo piano midrange è forte. Adesso la giocata rotta la fa, non la fa più al 40% delle volte, credo che sia dimezzato la percentuale sul 22-25%. Però è un mazzo che ha un piano solido fortissimo, ha un piano A fortissimo, ha la giocata più rotta del formato, ed è consistente. Un fatto di giocare un mazzo consistente sul lungo periodo è una cosa che per me è molto importante su tornei così grandi, anche perché sono 9 turni dei 1 più altri 6 turni dei 2, quindi sono 15 turni in totale più top 8, e avere un mazzo che fa il suo piano sempre comunque è molto importante. E secondo me quella giocata brutta che odiano tutti migliora tantissimo i matchup brutti. Il fatto di poter avere una giocata fortissima contro i matchup brutti e renderli dei matchup giocabili è una cosa secondo me molto rilevante, e quindi ho scelto quello. Comunque adesso, per tenervi aggiornati, ho fatto 3 VPNQ da dicembre a gennaio, anzi no, 4, di cui ho fatto 3 top 8, 3 top 4 e 1 nono per rating settimana scorsa. A Napoli non sono ancora qualificato, spero di qualificarmi tramite Ghent, così tolgo tutto l'iter lungo dei VPNQ, che purtroppo sono tosti, perché lì lo slot è solo uno ogni torneo e vanno giocati. Mi fa piacere che lo standard cartaceo, anzi no, in realtà non mi fa piacere che c'è troppa gente che gioca ai tornei standard cartacei, perché mi aspettavo che eravamo in 4 gatti e poi una certa ci dividevamo tutti i slot e via, invece no, ogni torneo siamo in 30-40, quindi in tutta Italia, quindi ottima risposta anche da parte dei giocatori competitivi. E niente, boh, speriamo di qualificarci all'Europeo dopo, e soprattutto a fine febbraio c'è l'appuntamento importante del Pro Tour a Chicago. Lì sarà bello. Spero di non avervi annoiato con questa parte post-introspettiva del vlog del Damnation Fest Pisa. Mi ha fatto veramente piacere, evento veramente bello, organizzato bene, e soprattutto con quell'aria di evento per la community. Diciamo che un po' da chi ha provato a organizzare qualcosa, è proprio bello, è proprio stato proprio un bel evento, anche il judge a livello alto, quindi bravi, bravi davvero, bravi davvero. E niente raga, ci vediamo al prossimo video, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale, comprate le cose da Mana Trust.